Un fatto sì per allegria, per continuare a parlare di cultura. Buon pomeriggio a tutti, sono Silvia D'Alegria, ho 26 anni e inizio ringraziando davvero di cuore i ragazzi della Fondazione Ora per questa bella giornata di discussione, di proposte e di confronto, e sono felice di essere qui per parlare di un tema americano che è quello della cultura e delle infinite risorse che offre la nostra società, alla nostra economia e al nostro paese in generale. La voglia e la convinzione di credere nelle potenzialità della cultura, nel grande indotto turistico, spirituale, economico che un buon progetto culturale può generare, è stata negli scorsi anni, tutti questi anni, anestetizzata da quel mantra pronunciato, formulato dall'allora ministro Giulio Tremonti, secondo cui quella cultura non si mangiasse. Molte belle e consolidate realtà del nostro paese sono lì pronte a smentire questo pregiudizio, questa autentica, che per me è una credenza popolare, che oltre ad essere fallace è a mio avviso totalmente diseducativo, perché un ministro, un amministratore della cosa pubblica, di un bene pubblico, deve lui in primis credere nella bellezza e nella preziosità di ciò che tutela, deve credere in ciò che custodisce e che rende accessibile alla propria comunità. Penso per esempio a tanti progetti come quello di Pompei o come quello della Reggia di Caserta, che creano valore non solo dal punto di vista artistico, archeologico, ma anche dal punto di vista lavorativo per molte persone. Da consigliere di amministrazione di una fondazione della città di Vicenza che tra tante cose supporta progetti e iniziative di ambito storico-artistico quali la gestione della splendida chiesa di San Vincenzo, l'unica città dove ancora vengono celebrate le messe interamente in lingua latina, oppure il restauro del capolavoro del Mantegna che ora trova spazio nella splendida chiesa di Santa Corona, dico personalmente grazie al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per essersi fatto promotore e fautore di una legge come quella dell'Art Bonus. Non tanto per il benefit dello sgravo fiscale laddove si offre il proprio contributo da utente privato a supportare la tutela e la promozione di un bene, ma per il semplice fatto di incoraggiare quella che è la virtuosa sinergia tra pubblico e privato, di venire non solo incontro alla missione di fondazioni come quella di cui faccio parte e mecenati, ma anche di installare il legame tra un normale cittadino e i tesori della propria città. Possa essere quel monumento, quel cinema abbandonato, quella realtà unicara che non vuole vedere deteriorarsi nel tempo. Mi consente dunque di interessarsi, di sentirsi parte del luogo, del presente che abita, in maniera attiva e soprattutto consapevole. Questo è prima di tutto creare, costruire, tessere, richiamare il concetto di comunità e vuol dire anche educare le nuove generazioni a quelle che verranno alla tutela di ciò che le circonda, a sentirsene custodi, promotori e soprattutto protagonisti. E la vera innovazione secondo me sta tutta qua. Spesso pensiamo alla cultura come un grande, prezioso, immacolato, imbiancato, anche impolverato tesoro da museo o un semplice spizio di nicchia. In realtà la cultura è capitale artistico e umano condiviso, è servizio, è bene di tutti che grazie al supporto privato ne viene facilitata la condivisione pubblica, accessibile e fruibile a tutti senza pesare sulle casse comunali, regionali o statali. È credere in un senso di comunità, nei valori della tradizione, della storia e del generale valori della tradizione della propria città, della propria comunità. È un grande artistico appunto, ma anche umano, non solo conservazione quindi, ma anche innovazione, produzione, fucina di progetti di talenti. E devo dire, concludo dicendo che mi piace sempre ricordare e mi rendo orgogliosa del fatto che una mia connazionale sia capo di uno dei musei più prestigiosi del mondo, il Louvre, o che uno degli esempi più virtuosi di project financing come quello del Colosseo sia stato citato più volte in ambito accademico, nei seminari oltreoceano. Perché io personalmente ne sono convinta e lo dico a
a chi è presente, soprattutto alle mie generazioni che voglio che colgano questo messaggio. La mia generazione è quella prossima, quella che impugna le redini del passato e getta le ancore del domani, soprattutto. Perché un'innovazione deve essere costante, che deve cogliere, valorizzandolo e rinnovandolo, ciò che di buono ci viene lasciato in eredità dal passato. Tutelare e valorizzare il passato è, a mio avviso, un autentico preludio a voler bene al proprio futuro. Grazie mille. Grazie a te, Silvia.